Ragazzi, buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Allora, prima di partire, ragazzi, con il post partita, più che post partita, un'analisi generale della prima amichevole ufficiale Empoli-Pontedera, ragazzi. Vi ricordo come sempre di iscrivervi, c'è il pulsantino sotto, iscrivetevi, commentate, like e condividete. Allora, ragazzi, finisce 0-1 per il Pontedera, ragazzi. Il Pontedera vince al Castellani 1-0. Gol di Tommasini al 58esimo. Un gol arrivato su sviluppi di calcio d'angolo. Pallone al centro. Ce lo siamo un po' persi. Piatto destro e pallone in gol. Quindi 0-1 per il Pontedera che vince al Castellani questa prima amichevole estiva, ragazzi. Andiamo a vedere la formazione dell'Empoli. Allora, nel primo tempo, ragazzi, abbiamo giocato con Brignoli, Fiammozzi, Viti, Romagnoli e Terzic in difesa. Poi centrocampo, Zurkowski, Damiani, Fantacci e poi Piscopo alle spalle di Moreo e Mancuso. Nella difesa sono subentrati il portiere Pratelli, Rizza, Pirrello, Zappella, Lamantia, Belardinelli, Merola, Sidibé e Lombardi. Quindi, ragazzi, come, diciamo, come avete visto il primo tempo, diciamo, c'erano più titolari in campo, più probabili titolari in campo. Nella ripresa, ragazzi, sono entrati tanti giovani. E ragazzi, secondo me, allora, su questa partita qui, allora, partiamo da questo punto. Allora, queste partite, ragazzi, co contano fino ad un certo punto sotto l'aspetto appunto del risultato, perché ragazzi, è ovvio, sei in piena preparazione con una stagione, appunto, come sappiamo tutti, come è andata a finire, anomala, si è finito tardi, con un nuovo allenatore, ragazzi, con tanti giovani, ovvio, siamo appunto in piena preparazione, le gambe sono pesanti, ragazzi, le idee di gioco ancora magari non ci sono, oppure se ci sono non si riescono ad esprimere bene. E sì, sono test che vanno presi per quello che sono, cioè per dei buoni test, per, diciamo, per mettersi alla prova e per provare contro un avversario, diciamo, che non sia la primavera, quello che su cui si sta lavorando. Però secondo me più di questo non si può, cioè non si può chiedere, cioè nel senso non si può pretendere da arrivare a vincere queste partite 10 o 15 a 0. Certo, sarebbe bella, a tutti piace vincere anche le partite che non contano, ci mancherebbe altro. Come avete visto dalla formazione, ragazzi, sono scesi in campo tanti giovani. I giovani, ragazzi, purtroppo non sono abituati a giocare certe partite, anche se giocava appunto contro il Pontedera. Poi, ragazzi, anche loro, ovvio, il Pontedera, cioè, è arrivato non per farsi una gita, ma proprio per giocarsi la sua partita. Per loro è comunque una partita prestigiosa, insomma, che equivale, non dico alla partita più importante dell'anno, però insomma comunque poco ci manca. Quindi, ragazzi, tanti giovani in campo che si dovevano fare vedere. Qualcuno ci è riuscito di più, qualcuno un pochino meno. Secondo me, insomma, hanno fatto bene. Viti, Terzic, anche Piscopo in parte. Però, ragazzi, non si può pretendere che tutti questi giovani insieme riescano ad esprimere un bel gioco tutti insieme. Poi, ragazzi, c'è da puntare che mancavano anche tanti titolari che non hanno giocato, quelli che sono via con le nazionali. E quindi, ragazzi, insomma, non è semplice. Io ieri, ragazzi, ho già sentito, cioè, qui le prime critiche, ma qui siamo, secondo me, veramente fuori dal mondo, ragazzi. Cioè, arrivare subito a criticare la squadra, ragazzi, ma come si fa? Cioè, ma per favore, ma usiamo un pochino la testa, perché qui, ragazzi, se no veramente, cioè, qui questa stagione, ma con che prospettive si parte? Allora, ma veramente, ragazzi, bisogna analizzare la partita per quella che è un'amichevole estiva, dove ti devi preparare, devi trovare la condizione, devi trovare l'assetto tattico giusto,
La potevi vincere bene, l'hai persa, e niente. Cioè, ragazzi, però qui arrivare a fa subito, ma questa squadra qui si retrocede, è troppi giovani, ma non ci sono idee, ma prendiamo quello, ma prendiamo quello. Ragazzi, ma è ovvio che della formazione di ieri, se va bene in campo di titolare, di giovani se ne vedrà forse uno. Uno, sa, tutti il resto sono tutti giovani che probabilmente andranno in panchina e che in campo, cioè se si verranno poco e niente. Però ragazzi, subito via queste critiche dopo, soprattutto la scorsa stagione, insomma, si è passato una stagione, insomma, che tutti sappiamo poi come è finita. Ragazzi, non è il caso, secondo me, di iniziare subito con lo stesso. Con lo stesso andazzo della scorsa stagione, cioè le critiche sì, ci stanno, però ragazzi, devono essere critiche fine a se stesso. Ok, si è perso, pace, pace. Poi ragazzi, appunto, la prossima partita si giocherà meglio, però ragazzi, cioè, queste critiche qui veramente non servono a niente e sono sinceramente anche senza senso, secondo me. Quindi ragazzi, la prossima amichevole dell'Empoli sarà domenica sera al Tardini con il Parma, quindi test già molto più impegnativo. I nazionali ovviamente non ci saranno e vedremo un po', ragazzi. Ovviamente, cioè, mi sembra ovvio che questa squadra c'è ancora tanto da lavorare, tanto da fare. Gli schemi vanno ancora affinati, bisogna trovare appunto il ritmo partita, bisogna trovare l'intesa, bisogna vedere appunto se la Mantia e Mancuso riescono a migliorare questa intesa lì davanti. Insomma, ancora c'è tanti punti interrogativi, ragazzi. La società, cioè la squadra è giustamente è sotto occhio della società. La società verrà i pezzi che mancano e tornerà sul mercato per rinforzare la squadra. Cioè, ragazzi, secondo me non bisogna farla subito, subito tragica. Quindi, la prossima partita con il Parma al Tardini, test più impegnativo. Vedremo un po', ma vedremo nel prossimo test se faremo appunto dei passi avanti. E niente ragazzi, io direi che per il momento è tutto. Vi ricordo come sempre sotto c'è il tastino iscrivetevi quindi al canale, commentate, like. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti.